La principessa Diana avrebbe detestato l'idea che Camilla diventasse la regina consorte quando Carlo salirà al trono, ha affermato il suo biografo. A febbraio, la regina, 95 anni, ha annunciato che la duchessa di Cornovaglia diventerà regina consorte quando suo marito salirà al trono. In un importante intervento sulla speculazione sul titolo in corso, la monarca ha espresso il suo sincero desiderio che Camilla assuma il titolo quando Carlo è sovrano. All'interno di una dichiarazione per celebrare il suo anno del giubileo di platino, la regina ha anche invitato la nazione a sostenere sia Camilla come regina che Carlo come re. Tina Brown, che ha scritto le cronache di Diana nel 2006 sulla defunta principessa del Galles, afferma che la sua cara amica Diana non sarebbe contenta dello sviluppo. Parlando al Telegraph Magazine prima dell'uscita del suo nuovo libro, The Palace 0 Pascal al secondo, la signora Brown ha detto, Diana avrebbe detestato l'idea della regina Camilla, non ci sono dubbi, ma siamo passati 25 anni. Ha aggiunto, la regina è sempre stata una pragmatica e sa che Charles vuole che Camilla sia regina. Punto. Quindi quello che la regina vuole fare ora è mettere in ordine e fare il possibile per aiutare Charles ad assumere il ruolo. La signora Brown afferma anche che i due figli di Diana hanno opinioni contrastanti sulla mossa poiché Harry non ha mai fatto pace con il principe Carlo e la relazione di Camilla. Secondo la signora Brown, pensa che il principe Harry non sopporti Camilla ed è molto arrabbiata per il suo futuro titolo. Ha detto, William ha accettato Camilla in termini di ciò che significa per suo padre. È cresciuto a questo proposito, mio padre ama questa donna. Non posso combatterla, quindi non lo farò, ma lei afferma, Harry, invece, non sopporta Camilla, non vuole che Camilla sia regina, è molto arrabbiato per quello che sta succedendo. Aggiunge che pensa non ha fatto pace con esso e probabilmente non lo farà mai. In risposta alla dichiarazione di Sua Maestà, Camilla ha detto di sentirsi molto commossa e molto, molto onorata.